tutti! Ho pensato che potesse essere un'idea carina fare un video su come ho pensato di realizzare il mio prossimo tatuaggio, che farò, ok, tra un bel po', perché aspetterò la fine dell'estate, però intanto ci ho già pensato e ormai sono stra convinta di volerlo fare in questo modo, più o meno. Poi ovviamente accetterò tutte le modifiche del caso che mi proporrà il tatuatore, però intanto la mia idea di base sarà questa: sarà un tatuaggio molto semplice in cui ciò che conta è molto più, diciamo, la frase che c'è scritta. E ovviamente, già da come si può vedere dal video, il mio tatuaggio sarà a tema Disney, e anche la frase che ho voluto inserire è a tema Disney, perché rappresenta perfettamente ciò che mi è successo in questo momento, in questo periodo, e quindi la fine degli esami universitari. E voglio appunto celebrare questo mio traguardo con questo tatuaggio. Non vi dico dove lo farò, perché sì, ho pensato anche a dove farlo, sono convintissima di volerlo fare dove ho pensato, però non ve lo voglio svelare adesso. Ma ovviamente poi tanto vi farò il vlog quel giorno, vi farò poi le foto su Instagram, quindi anzi seguitemi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate appunto anche i link, perché lì ovviamente vi aggiornerò su tutto. E voglio fare appunto un tatuaggio che è di per sé semplice, quindi non è un disegno complicatissimo, proprio perché voglio che sia maggiormente, diciamo, visibile la frase. Però non mi andava di scrivere semplicemente una frase, perché non mi piacciono molto i tatuaggi dove c'è solo una parola, solo una frase. Io voglio comunque anche un disegno, e ho pensato quindi di farlo in questo modo, ed è un tatuaggio che secondo me mi rappresenta appieno, perché ho voluto ricreare l'effetto sia neon, quindi abbastanza luminoso, e sia anche soprattutto l'effetto glitter, perché io i glitter praticamente li mangerei anche se fosse possibile, li metterei ovunque. Quindi mi piaceva moltissimo avere un tatuaggio con l'effetto glitter, e spero insomma di rendere l'idea anche appunto al tatuatore, e che quindi capisca la mia idea. E quindi niente, questo è il tatuaggio che mi vorrò fare. Se avete dei suggerimenti, se pensate che possa aggiungere, modificare, togliere qualcosa, fatemelo sapere, perché comunque ogni suggerimento è ben accetto, verrà valutato ovviamente, e se mi convince lo potrò anche inserire appunto nel tatuaggio, proprio perché appunto questa è giusto un'idea. Quindi è proprio l'idea di base su cui puoi appunto sviluppare l'idea finale, insomma. E quindi niente, grazie per guardare appunto questo video, questa mia idea. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se la mia idea vi piace. Ciao!